Viva l'Italia, grazie. Un toscano ha aperto la crisi ed un toscano l'ha chiusa, almeno per il momento. La settimana più lunga per la politica italiana, almeno in epoca recente, si è chiusa con il colpo di scena del voto ai tempi supplementari di Riccardo Nencini, senatore mugellano, ma eletto ad Arezzo, che ha portato la soglia della maggioranza che sostiene Conte oltre quel limite psicologico dei 155 voti, visto da molti come un punto di non ritorno, anche se non è sufficiente per ottenere la maggioranza assoluta a Palazzo Madama. Non mi tradirà, è mio fratello, aveva detto alla vigilia Matteo Renzi, che da Nencini aveva avuto la possibilità di creare il gruppo di Italia Viva come appendice del suo Partito Socialista. Cosa sia successo in quei lunghi minuti in cui la presidente dell'Aula Casellati ricorreva al VAR come un arbitro qualsiasi per capire se la richiesta di poter votare di Nencini e del già mitico Ciampolillo fosse arrivata prima o dopo la sua dichiarazione di conclusione delle operazioni, lo sanno in pochi. Nencini, sui social, ha provato a spiegarlo. Il ritardo è dipeso dal fatto che la segreteria del partito è durata diverse ore con strascichi altrettanto lunghi, ha scritto. Ho ascoltato la relazione del Presidente del Consiglio, che avevo già ascoltato ieri a Montecitorio. Sulla base di quella c'è stata una risposta anche nella replica che abbiamo valutato. Si dice che Nencini, per due legislature presidente del Consiglio regionale, per due anni anche assessore al bilancio in Toscana con Enrico Rossi, prima di volare a Roma e fare il viceministro con Renzi e con Gentiloni, abbia trattato per un ministero. Un'ipotesi che lui respinge al mittente, ma di fatto il suo ultimo mattoncino messo alla traballante maggioranza ha fatto molto rumore. Adesso ci sarà da capire come avrà preso questo passaggio l'ormai ex fratello Matteo Renzi. Dovrebbe andare in Italia Viva all'interno del centrodestra? Non la vedo. Grazie.